Buongiorno a tutti, grazie di essere qui numerosi. Spero di raccontarvi qualcosa di interessante. Visto il mio predecessore è stato chiaro, illuminante, e finalmente una presentazione a misura d'uomo che non guarda solo gli aspetti esteriori ma entra nel merito. Qui ci proiettiamo un po' nello slalom della firma digitale, nelle varie accezioni, firma elettronica avanzata, grafometrica, biometrica, FEA, FEC, chi più ne ha più ne metta. Non sappiamo quanto sia chiaro, è per questo che ho proiettato una penna che scende a mo' di slalom nel mondo della normativa, delle regole tecniche e delle tecnologie e dei software e delle consulenze che compongono poi la firma elettronica avanzata e tutto quello che ne deriva. Non è una cosa semplice come tanti pensano, un semplice software, una semplice tavoletta e si firma, è molto di più. Noi che cosa facciamo? Ci occupiamo di sostanzialmente di alcuni aspetti e siamo focalizzati certamente sulla firma grafometrica, comunque digitale in senso lato, sulle tecnologie RFID, tecnologie abilitanti che permettono poi di controllare gli oggetti che si muovono, la gestione documentale, l'enterprise content management e il print in comunicazione. È una cosa che porto nel cuore da anni e per cui è come un marchio, è come uno stigma e per cui mi porto dietro. Andiamo a vedere velocemente, per cui la gestione documentale non vi racconto più di tanto perché Vito Intini è stato bravissimo e i relatori altrettanto, per cui inutile soffermarsi più di tanto su quelli che sono i concetti che riguardano la gestione intelligente di un documento in input fino all'output. L'output può essere multicanale, può essere fatto in diverse forme, può essere poi archiviato con la forma dell'archiviazione a norma e per cui è quello che poi genera il workflow, tutto il flusso, che semplifica la vita, come diceva il nostro amico dottor Tiraboschi? Paraboschi. Abbia pazienza. C'è un bosco. Quali sono le complessità che abbiamo incontrato in questi anni nella disquisizione della firma digitale? La firma digitale è partita inizialmente con la firma qualificata, certificata, necessitava però di strumenti complessi, la smart card, una serie di tools, device e di processi che complicavano la vita, e per questo è stata messa fra le soluzioni di digital divide, perché c'erano implicazioni di vario tipo, legali, non era chiara la normativa, i costi erano ovviamente ampi, era legata a una certification authority, probabilmente lo è ancora, in molti casi insomma è stato un stop inhibitor, qualcosa che ha bloccato l'evoluzione della firma digitale, che è comunque un elemento abilitante che semplifica i processi, fa risparmiare i soldi alle aziende e crea quello che chiamiamo l'iter digitale necessario ormai inevitabile. La FEA, firma elettronica avanzata, è sicura perché ormai il legislatore ha emanato la regola col decreto legislativo del 22 febbraio 2013, titolo quinto e tutte le regole tecniche, sappiamo che cosa ci chiede, più o meno, è stato molto ampio, è molto vago in certi casi, però è chiaro che rispecchia quello che è poi il gesto quotidiano della firma, mettere una firma da qualche parte e apporre la propria grafia per validare un documento di norma che ha carattere legale. E per cui l'efficacia della forma scritta rimane anche per la firma elettronica avanzata, per cui l'articolo 2702 che prevede il riconoscimento del firmatario è descritto nel codice civile e non cambia, è sostanzialmente identico alla firma su carta. È libera, non richiede autorizzazioni preventive, se non quella ovviamente dell'aderenza, la compliance alla normativa, e si adatta a tutti i tipi di device che raccolgono i dati biometrici. È semplice perché si inserisce nel contesto delle regole tecniche.
si utilizza perché riproduce un gesto abituale, per cui è semplice, mentre la firma qualificata o certificata necessitava di strumenti, per cui la smart card, token e altre cose, la firma si fa con un gesto semplice che è come quello che facciamo quando firmiamo un documento su carta, per cui apponiamo il nostro grafo, che poi è quello che viene riconosciuto. Viene integrato completamente nei documenti digitalizzati, è semplice, non stravolge i processi, si innesta in tutti quelli che sono i gestionali, ERP, soluzioni di qualunque tipo, DMS, e per cui è nata proprio per semplificare la vita del firmatario e delle aziende che poi gestiscono ovviamente il rapporto col cliente. È flessibile perché rispetta le regole, la sicurezza della crittografia del dato e all'integrità, perché ogni ERP e processo aziendale è compliance e può essere adattato e customizzato, è indipendente dal device scelto, per cui fisso o mobile dipende da quello che deve fare poi l'azienda. Se si parla di agenti, si creeranno, se sforzato mesh, si creeranno i presupposti per poter firmare in mobilità, in semplicità e in sicurezza e acquisire dei contratti che poi per l'azienda si traducono in business. L'infrastruttura è integrata con il software. Noi abbiamo scelto un'architettura che è Xismo. Xismo è un'architettura software, è una soluzione, una suite che dà la possibilità di integrare, customizzare e crearla poi e renderla fruibile per il cliente finale. Le soluzioni hardware sono di vario tipo, noi abbiamo due soluzioni, ma una 14 pollici, per cui large devices, che è formato a 4, che tecnicamente sarebbe quella più consona per firmare contratti perché rispetta la dimensione di un contratto standard, per cui la 4. E un monitor da 10 pollici, che è ormai è quello più utilizzato nel mondo del finance, per esempio dalle banche. Noi abbiamo soluzioni, si sa che si sposa con la tecnologia e con l'architettura SkySign, che è una tecnologia, una soluzione creata in sinergia con Xismo. Però ovviamente siamo hardware dependent. I punti di attenzione della FEA quali sono? L'analisi dei processi aziendali e l'ottemperanza alla normativa vigente. Questa non è una cosa banale, perché tutti pensano che comprando una tavoletta, un software e fare 4 integrazioni si possa effettuare la firma elettronica avanzata. Non è così, bisogna conoscere e rispettare le regole, perché si sta trattando un dato sensibile che è la firma di un cliente. La firma di un cliente è un dato sensibile che va trattato con la massima sicurezza e a garanzia del firmatario, per cui bisogna avere un processo forte, sicuro, che permetta al preponente e al firmatario di acquisire e di apporre dei dati che sono poi messi in sicurezza. Il software serve per far questo. La tavoletta raccoglie solo i parametri biometrici. Pressione, accelerazione e ritmo sono i 3 ormai quelli consolidati, poi li abbiamo stacca aereo e altri valori biometrici che possono aiutare poi in caso di contenziosi, ma non è quello il punto sta proprio nella messa in sicurezza, nella creazione della sicurezza e creare una cassaforte di dato biometrico che poi segue delle regole ben precise. Ci deve essere un certificato di firma, deve essere depositato presso un notaio, ci sono delle procedure da seguire, un manuale operativo che serve per descrivere qual è il processo che stiamo utilizzando e se è conforme alla normativa, quali sono i device che utilizziamo, tutta una serie di informazioni che ovviamente hanno bisogno di consulenza. Identificazione e utilizzo, il processo da firma è di fatto apparentemente una cosa semplice. Io mi creo un processo, acquisisco le tecnologie e poi dopo propongo a un cliente di apporre una firma quando fa un'operazione che anche chiamiamo standard. Vado in banca, firmo un contratto, mutuo, tra aziende, vale la stessa cosa, uno sportello postale, piuttosto che da qualunque parte un cittadino abbia bisogno di mettere una firma per abilitare un servizio. Che l'efficienza della firma elettronica avanzata è notevole, non solo l'efficienza, c'è un risparmio di costi, perché ovviamente si crea
veramente un documento digitale dematerializzato. Fino adesso non era dematerializzazione, perché l'acquisizione con scanner e altri strumenti creava sì un documento digitale, ma per il legislatore però non era dematerializzato, ossia dovevamo tenerlo per 10 o 20 anni, dipende dal tipo di documenti, in archivio fisico, perché in caso di contenzioso servirà, se non abbiamo ovviamente questa soluzione, accedere fisicamente per rilevare poi i dati del firmatario e fare una perizia da parte del perito calligrafico. La firma grafometrica però ha portato dei notevoli vantaggi, per cui i costi sono praticamente nulli, la velocità del ritrovamento dei dati, della dematerializzazione e del sicuro mentale, perché sono tutti indicizzati, si crea un dossier cliente e si accede tranquillamente a tutti i dati. I costi della gestione del documento sono elevati, come vedete, lievitano ovviamente nei costi dell'azienda, che insieme ad altri costi non legati al ciclo documentale ovviamente portano ad avere dei risultati molto negativi in termini di costi e non creano efficienza. Per cui di sicuro possiamo dire che la firma elettronica avanzata, così come la gestione documentale è messa insieme, creare i presupposti per arrivare all'archiviazione sostitutiva, all'archiviazione a norma, mettono veramente in condizione l'azienda di poter dematerializzare il ciclo documentale, risparmiare tanti soldi e creare efficienza. Ecco, qui siamo un po' nel meandro delle infrastrutture, dei servizi e della consulenza. Ovviamente sembra difficile e abbastanza problematica la situazione, per noi è una cosa normale, ma ho voluto rappresentare in questa chart proprio le complessità e le cose che servono dalla consulenza ai device alla tecnologia hardware, e che ovviamente deve essere messa assieme da persone capaci, aziende capaci, sistemi integrator che non danno solo un pezzo di ferro, un pezzo di software, ma fanno consulenza, creano presupposti per certificare il processo. Il processo è fondamentale. Purtroppo vediamo spesso, insomma, anche in gare pubbliche, in gare o richieste di fornitura, lo split fa hardware, software, consulenze per non curanti della normativa, che invece è la cosa più importante, perché se si mette un processo a norma, tutto quello che ne viene dopo è ovviamente semplice da integrare e sicuro. Siamo leader di mercato con la tecnologia Xismo, ormai abbiamo installato oltre 200.000 licenze attive. Noi siamo System Integrator, rivenditore certificato, autorizzato, insieme a un'altra azienda che si chiama Technology Estate, sviluppiamo quelle che sono le customizzazioni, quelle che sono le procedure abilitanti e necessarie al cliente, per cui le caliamo nella realtà dei clienti. Come diceva prima il nostro illustre CEO di Colussi, hanno scelto la soluzione che serviva loro. Qui dobbiamo scegliere la soluzione che serve a noi, non quella che ci propongono o che ci propinano. Questo è un po' il concetto di capacità di analizzare i propri needs, le proprie esigenze, metterle a fattor comune e poi ovviamente raccoglierle, quelli che sono i frutti, per cui le offerte e le consulenze e le tecnologie giuste per quello che ci serve fare, non per quello che altri devono fare. Non ci sono soluzioni universali, io non ho mai creduto nelle soluzioni universali. Ogni cliente ha delle proprie necessità, ha diverse tipologie di business, ha modelli di business ovviamente che si differenziano, e per cui ogni cliente ha bisogno di attenzione per ricercare quali sono le loro necessità reali, e per cui ascoltare è fondamentale. Chi utilizza Xismo? E per cui le nostre soluzioni ormai sono in tanti e grandi. Nel mondo delle assicurazioni, nel mondo del finance, ormai le banche si sono lanciate in questo concetto di dematerializzazione spinta e stanno sempre più cercando le soluzioni ideali, partendo da soluzioni probabilmente meno consone a
ai concetti di materializzazione, adesso si stanno cominciando a innovare e cercare soluzioni veramente fruibili e utili anche non solo all'azienda, ma anche poi a chi pone le firme, che è il cliente. Io avrei finito, mi prendo solo due minuti per puntualizzare e sottolineare l'importanza dei processi, perché lavorando in questo settore, essendo focalizzato sui concetti di firma digitale, elettronica avanzata o firma qualificata, quello che poi servirà a fare, vi raccomando di cercare sempre intanto di capire quali sono le reali esigenze, nel rispetto della normativa, creare i presupposti per avere una soluzione che sia certificata e che segua un processo che deve necessariamente essere messo a fattor comune, perché chiunque cliente firmatario potrebbe chiedere di verificare il processo che si utilizza per gestire un proprio dato, il dato personale, che è un dato che è la firma grafica, per cui la firma grafometrica, la grafometria comporta, ovviamente semplifica i processi, ma comporta dei rischi, perché se non gestito bene può essere poi manipolata in qualche modo e comunque non deve mai succedere, per cui i processi hanno un'importanza vitale per tutti. In caso di contenzioso, altrimenti incorreremo in discipline e procedure complesse, per cui, ripeto, non è un concetto legato all'hardware e al software, ovviamente sono due fattori importanti perché servono per poi rendere fruibile la soluzione, ma è importante certificare i processi e essere sicuri che il consulente, l'azienda che propone la soluzione di firma grafometrica, elettronica avanzata, quello che sia, abbia le capacità e soprattutto gli strumenti per poter dare a voi o ai vostri clienti una soluzione compliant. Questo mi sento di dire. Se c'è qualche domanda, non so se ho finito il tempo. Sì. Perfetto. Sì, non vedevo, io mi ero detto così. No, grazie. Prego Daniela Durante, Program Manager Service Solutions Broker.